Spagnola, il paese dei balocchi, e qui c'è il nostro amico Manuel Frattini col suo nasone, vedete, in primo piano. È una miss un po' insolita, un po' un ibrido. Beh, salopette, ci sta, dai. Topolino. Fa moda. Non mi strucco tra uno spettacolo e l'altro. Certamente. Siamo nell'attesa di fare il secondo. E io sono venuta a disturbare. Tutto bene? Come stai? Benissimo, grazie. Com'è andata questa ripresa di Pinocchio per te? È andata benissimo. Io continuerò a dire sempre le stesse cose, però è proprio uno spettacolo che non mi stancherà mai. Siamo arrivati a 443 repliche. Caspita. E in questo caso c'è stato la famiglia di Pinocchio nuova, completamente nuova, e questo è stato anche una bellissima occasione per rinnovare l'entusiasmo, perché tutti i ragazzi del cast hanno debuttano, no? Per la prima volta in questo spettacolo, quindi a me ha regalato l'occasione di rivivere un allestimento, di rivivere la costruzione di ogni personaggio, e così di rispolverare di nuovo uno spettacolo che ha ormai qualche anno. E che debuttò nel marzo del 2003, giusto? Ok, allora mi esatto. E a parte il cast, è cambiato qualcos'altro? A parte il cast non è cambiato assolutamente niente, anzi, specifico sempre quello che non è cambiato, è la magia speciale che questo spettacolo ha, che regala a chi sta sul palco e a quanto sembra, insomma, che continua a regalare anche al pubblico, perché abbiamo, insomma, siamo accolti sempre da un entusiasmo veramente particolare. Da grandi e piccini, poi vedevo qua fuori di ogni età, dai bimbi piccolissimi agli adulti, tutti entusiasti. Assolutamente uno spettacolo per tutti, anche se mi rendo conto, ormai lo dico da anni, che un titolo come Pinocchio può sembrare strizzare l'occhio a un pubblico di giovanissimi, ma in realtà vi assicuro no, è uno spettacolo che i bambini gradiscono sicuramente, ma anche gli altri. Ecco, ma com'è il tuo Pinocchio rispetto a quello che si può aspettare un bimbo che ha visto un cartone animato? Ma io spero di regalare a un bimbo quello che per esempio non ho avuto io dalla favola di Pinocchio. Io non l'ho mai amata. Ah, devo dire questa cosa. No, non l'ho mai amata perché la trovavo una favola dove mi si diceva quello che già accadeva nella vita. Non fare questo, non fare quello, non dire le bugie perché ti cresce il naso. E invece questo spettacolo mi ha dato la possibilità di rivalutarla tantissimo, è stato uno spettacolo terapeutico e soprattutto mi ha dato la possibilità e dà la possibilità a chi viene a vederlo di riscoprire e rispolverare un po' di valori di cui ogni tanto ci dimentichiamo. Che si sono un po' persi. L'amicizia, la famiglia. E poi è di grande attualità, perché alla fine questo Pinocchio è un diverso, perché certo. È di legno, ha una faccia bianca, un naso lungo, no? Quindi insomma anche questo è di estrema attualità. E quindi spero di offrire anche ai giovanissimi una versione nuova, una lettura nuova di questa favola. Ma in tutti questi anni, dopo tutte queste repliche, è cambiato qualcosa nel tuo modo di vedere Pinocchio? Ma sicuramente in tutte le repliche che ho fatto, dicevo prima oltre 440, ma io non credo di averne mai fatta una uguale all'altra. In più, chiaramente con una maturità diversa, certo, che arriva attraverso anche esperienza di altri spettacoli, che ti portano artisticamente a mettere delle cose nuove, delle corde nuove, appunto. Quindi sì, non è mai uguale. Ma Manuel le dice le bugie? Sì. quando serve sì. Non voglio giustificarmi, però sono le famose bugie bianche, insomma, quelle che servono magari a mantenere la calma, a mantenere, certo, la serenità, insomma, quelle buone, bugie. Tutti diciamo le bugie. Ma certo che sì. Ma certo che sì. Allora, invita il nostro pubblico a venire al Teatro della Luna. Allora, non avete scuse, siamo qua per tutto il periodo anche dell'Expo, quindi fino a metà ottobre sicuramente al Teatro della Luna. Vi assicuro che
Pinocchio vi regalerà un sacco di emozioni che ci meritiamo un po' in questo momento, risate, anche una lacrimuccia che scappa, però insomma ci venite a emozionarvi con Pinocchio, ribadisco, canzoni meravigliose, meravigliose. Colonna sonora dei Pooh, un cast meraviglioso, e quindi insomma ho detto abbastanza. Evviva il paese dei balocchi. Evviva il paese dei balocchi. Grazie Manuel. Ciao.